Dal 1984, quindi sono quasi 24 anni. Un hobby che abbiamo trasformato entrambe in un mestiere dopo un percorso diversissimo. Poi abbiamo trasformato questo hobby in un mestiere che è molto gratificante. Questa è una tradizione di famiglia che abbiamo conservato entrambe. Forse io, perché disgraziatamente sono più grande, ho in parte insegnato a lei, ma io avevo imparato da mia mamma, che aveva imparato da sua mamma, e quindi è una cosa che abbiamo entrambe fatto fin da quando eravamo giovanissime. Poi, naturalmente, sai, l'esperienza a un certo punto ti porta a fare cose sempre più particolari, più attente, tutto quanto. Però abbiamo lavorato a maglie entrambe da sempre. È metà della mia vita. Non so se mi sono spiegata sufficientemente. Faccio fatica a vivere senza dei ferri e dei gomitoli di lana intorno. Sì. Si chiama esattamente filarino, in una forma dialettale, suppongo. Quello lì era della nonna di mio marito. Mi è stato regalato da mia suocera in perfette condizioni ed è uno strumento che serviva a filare, cioè a rendere la lana da fiocco a filato, che usavano le nostre nonne quando i negozi come il nostro non esistevano ancora. Poi naturalmente era la lana di pecora grezza, che pizzicava un momentino, piuttosto grossa e non così precisa nella torsione, però serviva, perché altrimenti lì le maglie di lana non ci sarebbero state. È una realtà, purtroppo. È inutile tergiversare. È anche certo, però, secondo noi, cioè è una cosa che dipende dal tipo di, come dire, cioè per come vivono i giovani oggi, i quali però non vivono in un certo modo perché sono così, perché alle spalle le famiglie, la società, la scuola portano a queste condizioni. Io e lei anni fa abbiamo proposto al preside della scuola media di la nostra presenza, i nostri materiali, e abbiamo proposto di insegnare, soprattutto chiaramente alle ragazze, però le mani sono mani sia femminili sia maschili, quindi poteva essere interessante anche forse per qualche ragazzo, abbiamo proposto loro di insegnare questo mestiere, se vogliamo chiamarlo così, non lo so. Comunque una cosa che può essere utile, che nella vita può venire utile e che comunque secondo me è molto importante, perché c'è un aspetto creativo anche in queste cose. Non è eseguire una maglia tanto per non aver freddo, è fare qualcosa che sia unico, perché fondamentalmente è unico se non altro perché puoi farci un errore, puoi fare un cambiamento. E siamo state guardate come due esseri che venivano dalla luna. Cioè, beh, come? Cioè, nel 2000 lavorare a mano, allora naturalmente abbiamo tirato i remi in barca e abbiamo poi eventualmente deciso di non farne nulla, insomma, però per dire la responsabilità eventualmente della società, della scuola, della famiglia, di tutti insieme, è in queste cose, cioè non c'è più interesse per queste cose fondamentalmente. Sicuramente sì, anche perché ho visto i miei nipoti crescere, io non ho figli, però ho visto i miei nipoti crescere, forse per il fatto che siamo state educate alla stessa maniera, insomma in linea di massima la pensiamo allo stesso modo, abbiamo moltissime cose in comune, io e lei, e questa qui è una di quelle. Questo pensiero, insomma, che i giovani adesso vivano in una maniera un po' particolare e quindi non... D'altra parte non vediamo solamente dei giovani, vediamo anche dei genitori oramai che sono cresciuti in questo modo e che... Poi non è mica una colpa, sia ben chiaro. Questo è un arcolaio, lo si utilizza in questo modo. Si dispone la matassa su in maniera che stia ben tesa, lo si ferma alla misura necessaria. Questo può essere utile all'incontrario, se lo disfi puoi ricostruire con il filo utilizzato, puoi ricostruire una matassa, e questo è un gomitolo.